In occasione della prima nazionale del docufilm evento dal titolo Perugino, Rinascimento Immortale, in contemporanea in centinaia di sale cinematografiche italiane, anche con il Temporary Cinema di Palazzo della Corne a Castiglione del Lago, si è avuto l'opportunità di aprire insieme al critico d'arte Andrea Baffoni ufficialmente le celebrazioni dedicate al grande artista umbro nel cinquecentenario dalla morte. Palazzo della Corgna presenta il proprio progetto, progetto che riguarda un cinquecentenario che qui a Castiglione del Lago ha un doppio significato perché intercetta non soltanto Perugino ma anche Luca Signorelli. E Castiglione del Lago, in una perfetta unità di intenti tra amministrazione comunale castiglionese, Lago d'Arte e Impresa Sociale, e con il fondamentale apporto del GAL Trasimeno Orvietano, sarà presente in questo 2023, sfruttando in pieno la sua centralità geografica tra Perugia, Città della Pieve e Cortona, come ha sottolineato anche il presidente di Lago d'Arte, Piero Sacco. Il contesto in cui noi vogliamo, abbiamo voluto inserire questo primo appuntamento, perché anche Castiglione nel suo piccolo, senza avere ovviamente come Città della Pieve, come altre opere dei due artisti Cortona, ha questo spazio stupendo. Quindi intendiamo nel periodo estivo realizzare una mostra qui a Palazzo. Il documentario Perugino, Rinascimento Immortale, prodotto da Ballandi e diretto da Giovanni Piscaglia, vede la partecipazione straordinaria di Marco Bocci. Racconta la vita e l'opera di Perugino, partendo dal legame con la sua terra, l'Umbria, ed in particolare con i paesaggi luminosi che si aprono sulle sponde del lago Trasimeno e spesso Perugino ha immortalato sullo sfondo dei suoi dipinti. Thank you.